Il trofeo Matteotti da oggi ha un nuovo presidente, Daniele Sebastiani, il neo patron della classica di ciclismo pescarese, che nel 2018 cambierà data spostandosi al 23 settembre. Sarà un appuntamento dunque a ridosso del mondiale, ad una settimana di distanza da Innsbruck, sul percorso classico che ha contraddistinto le 70 edizioni precedenti. Sala del Museo dell'Automobile piena per un giorno che segna la rinascita del trofeo. Insieme a Sebastiani, il padrone di casa Renato Ricci, che diventa presidente onorario della manifestazione dopo oltre 20 anni a capo dell'Unione Ciclistica Fernando Perna. Emanuele Ricci sarà il vicepresidente, aspettando gennaio, quando anche Stefano Giuliani, che dovrebbe essere il responsabile tecnico delle prossime edizioni, scioglierà la riserva rispetto alla sua interruzione del rapporto con la Fantini Nippo De Rosa. L'obiettivo, ha detto Sebastiani, è tornare ai fasti antichi di una corsa che affonda le proprie radici nella tradizione abruzzese e italiana del dopoguerra. Nei prossimi anni ci sarà l'obiettivo di riportare il campionato italiano sulle strade del Matteotti e poi chissà. Presidente, sbagliamo se parliamo di passaggio di consegne. In fondo non è un passaggio di consegne, perché Daniele Sebastiani nel trofeo Matteotti nel ciclismo c'è sempre stato. Sì, ma non è un passaggio di consegne, perché per me è fondamentale che sia Renato che Emanuele, ma soprattutto Gilberto, restino all'interno con mansioni importanti, perché per me e per il gruppo che ho portato dentro è un modo per non far morire una manifestazione importante della città e dell'intero Abruzzo, solo questo. Però non sbagliamo se diciamo che dal 2018 si vedrà un altro trofeo Matteotti. Ma se bisogna unire le forze è per fare qualcosina di meglio, non che negli anni passati non sia stato un Matteotti all'altezza, però i pescaresi, gli abruzzesi ricordano un Matteotti diverso, quindi dobbiamo riportare il Matteotti a quei tempi in cui le strade erano piene e i corridori erano corridori importanti. Daniele Sebastiani è fiducioso sul fatto che da qui a poco tempo, insomma, si possa ritornare a un Matteotti come agli antichi splendori? Secondo me già dalla manifestazione del 2018 dobbiamo riportarlo a quei livelli, perché sennò significa che non abbiamo fatto nulla. Cambio di data premondiale sarà un appuntamento assolutamente da non perdere, anche diverso ciclisticamente parlando rispetto a quello che è stato negli ultimi anni. Certo, purtroppo quando la gara perde di importanza è chiaro che fai fatica a portare i corridori. E il fatto di aver spostato la data sicuramente snaturiamo un po' il Matteotti, però sarà un motivo di riportare corridori importanti che ci consentiranno di far ritornare il Matteotti ad alti livelli. Penso che questo, io credo che era nell'animo di tutti, che è così, è normale, è un merito che si dà a una persona che diciamo, merita di portare avanti una prestigiosa manifestazione che dà anche importanza alla persona che lo fa. Ha avuto anche lei la sensazione che un po' il ciclismo abruzzese lo abbia riabbracciato nuovamente? Ma guardi, perché è inutile che ci ho detto, quindi guarda che chi non ha voluto capire o chi fa finta di non capire per questioni sempre di gelosie, sai, perché poi nel ciclismo le gelosie parleremo quando ci incontreremo fra un po' di giorni, che parleremo a 360 gradi i 20 anni del Matteotti. È normale, il trofeo Matteotti, chi corre in bicicletta, il bambino che corre in bicicletta, la sua prima aspirazione è poter correre il trofeo Matteotti. È come una prima squadra, come il Pescara può essere per un ragazzo di calcio, ma se il Pescara stava in Serie D nessuno ci voleva giocare. Il trofeo Matteotti, se sta in prima pagina, è chiaro che il bambino la prima cosa che vuole fare vuole correre in Matteotti, poi magari il Giro d'Italia. È naturale, quindi gli intelligenti, perché non è che ce ne stanno molti, capiscono che il Matteotti è uno e si identifica con Pescara l'Abruzzo. Gli altri, dove si sono fatte certe tappe l'anno scorso, tu lo sai, io no, non lo so.